Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, riguardo all'amore fraterno non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani e esultino insieme le montagne. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. Amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Ad uno diede 5 talenti, ad un altro 2, ad un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Sei stato fedele nel poco», gli disse il suo padrone, «ti darò potere sul molto». Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro,
tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Laboriosità, creatività, puntare al di più, desiderare il meglio. Ecco gli atteggiamenti che sono apprezzati dal padrone di casa in questa parabola dei talenti. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Il talento era una misura di valore esagerata, circa 30 kg d'oro, corrispondeva a 6.000 denari, cioè a 20 anni di salario di un operaio, una fortuna. Quest'uomo si fida enormemente dei suoi collaboratori e questi si trovano ad avere una fortuna nelle loro mani. Un po' come noi che ci ritroviamo tra le mani questa nostra madre terra, questo nostro frate corpo, questa nostra madre chiesa e via di seguito. Con oggi terminiamo la lettura feriale continua del Vangelo di Matteo e ci viene lasciata questa immagine dell'assenza del maestro di casa. Ma non è un'assenza da viversi come un vuoto, dal momento che hai tutto di lui tra le mani. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Tutto ciò che siamo e che abbiamo è un bene affidato. E dice l'immensa fiducia con cui Dio Padre avvolge la nostra esistenza. Quest'uomo ritorna dopo tanto tempo e conosciamo il seguito. Andiamo perciò subito a colui che visse l'attesa nella passività e vediamone la motivazione. So che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Lui ragiona in base a quello che sa, ma è una conoscenza sbagliata. È un'immagine distorta che non viene giustificata dalla narrazione. Nella narrazione vediamo un padrone non generoso, ma follemente generoso, che non solo non vuole indietro l'enorme fortuna che ha lasciato ai suoi funzionari, ma addirittura li fa parte di tutto il suo patrimonio, di tutta la sua vita. Ho avuto paura. Ecco qui dove vuole arrivare l'Evangelista. Un'immagine distorta di Dio, la paura di Dio può rovinare l'esistenza di una persona. Quell'ultimo servo assomiglia molto a noi quando siamo col freno tirato nei confronti di Dio. Lui si fida di noi e ci affida i suoi beni, ma noi non ci fidiamo molto e preferiamo mantenere le distanze con Dio. Preferiamo rimanere servi e non passare alla condizione di figli. Preferiamo rimanere a casa nostra e che Dio rimanga nei suoi cieli. Sant'Agostino,
Intercedi per noi un po' della passione con cui così ti rivolgi a Dio. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace.